Bentrovati. Oggi farò una lezione brevissima che riguarda la razionalizzazione delle frazioni con al denominatore dei radicali. Intanto, cosa vuol dire razionalizzare? Partiamo da questa domanda. Razionalizzare significa esattamente togliere le radici dal denominatore. Allora, il caso più semplice è quando abbiamo un denominatore che presenta una sola radice e questa radice è con indice 2. Facciamo un esempio: 2 fratto radice di 3. Per togliere la radice dal denominatore, cosa faremo? Utilizzeremo la proprietà invariantiva e moltiplicheremo numeratore e denominatore per la radice presente al denominatore. Cosa succederà? Il numeratore sarà un banale prodotto, quindi avremo 2 radice di 3. Al denominatore si formerà radice di 3 al quadrato. Quindi per la proprietà delle potenze possiamo semplificare e scrivere 2 radice di 3 fratto 3. Fin qui è abbastanza semplice. Il problema si potrebbe porre, magari secondo voi, quando l'indice della radice non è 2. Vediamo in generale come si fa. Se avete capito il perché ho moltiplicato per radice di 3, diventerà molto semplice. Mettiamo al numeratore A, che potrebbe essere qualunque cosa, una radice, un numero. Al denominatore mettiamo radice ennesima di A elevato ad m. Noi per che cosa andremo a moltiplicare? Andremo a moltiplicare per radice ennesima di a elevato ad n meno m. Quindi radice ennesima di a elevato ad n meno m. Perché tutto questo? Perché al numeratore avremo il prodotto che ci sta bene così come viene, radice ennesima di a alla n meno m. Al denominatore si formerà radice ennesima, che possiamo moltiplicare fra di loro perché hanno lo stesso indice, di a elevato, il prodotto si farà utilizzando la proprietà delle potenze e quindi scriveremo m più n meno m. Cosa abbiamo ottenuto? A radice ennesima di a elevato ad n meno m, che come dicevamo ci va bene qualunque numero sia. Sotto abbiamo composto la radice ennesima di a elevato ad n, 2 fratto radice terza di 6. Allora, intanto ci assicuriamo che al denominatore ci sia un radicale irriducibile e questo lo è. Adesso cosa abbiamo detto? Dobbiamo moltiplicare, applicando la proprietà invariantiva, per radice terza di 6 elevato ad n, che sarebbe 3, meno 1, perché il nostro 6 è elevato alla potenza 1, perché non compare. Quindi fratto radice terza di 6, stavolta mi permetto di scrivere 2. Cosa otterremmo? Otterremmo al numeratore 2 radice terza di 6 al quadrato, al denominatore radice terza di 6 alla terza. Applichiamo le proprietà della semplificazione e semplifichiamo il radicale. Così otteniamo 2 radice terza di 6 al quadrato fratto 6. Si può semplificare adesso la frazione e otteniamo 3. E questo è il nostro risultato. Possiamo fare un altro esempio. Per esempio 8 fratto radice quinta di 4. Se vogliamo, questo 4 lo possiamo scrivere come 2 al quadrato, quindi otteniamo
radice quinta di 2 al quadrato. Adesso questo è il nostro m. Quindi per cosa moltiplicheremo? Per radice quinta di 2 alla 5 meno 2, perché 5 è l'indice di radice e 2 è l'esponente del radicando. E quindi radice quinta di 2 alla terza, ottenendo così 8 radice quinta di 2 alla terza fratto il discorso. Ormai il giochino penso l'abbiamo capito, radice quinta di 2 alla quinta. Questo si semplifica con questo e alla fine avremmo 8 radice quinta di 2 alla terza fratto 2. Secondo ed ultimo caso che tratteremo. Per esempio, 5 fratto radice di 5 meno 1. Quindi un radicale e poi un numero senza la radice. Anche stavolta riusciremo a togliere la radice dal denominatore. Come faremo? Moltiplichiamo numeratore e denominatore per il coniugato del denominatore, che si otterrà cambiando il segno al centro fra i due addendi. Quindi qui abbiamo meno, moltiplicheremo per quello con il più centrale. Quindi radice di 5 più 1 e qui anche radice di 5 più 1. A quale proprietà ci stiamo appellando? Ci stiamo appellando alla differenza di quadrati o quella che si chiama la proprietà della differenza per la somma. Vi ricordo, un prodotto notevole ci dice che a meno b per a più b si trasforma in a al quadrato meno b al quadrato. Applicando questa proprietà, la nostra frazione diventerà 5 che moltiplica radice di 5 più 1 fratto il termine che non cambia segno al quadrato meno il termine che cambia segno al quadrato. E quindi 5 che moltiplica radice di 5 più 1 fratto 5 meno 1. Quindi 5 che moltiplica radice di 5 più 1 fratto 4. Facciamo un ultimo esempio per quanto riguarda la razionalizzazione. 2 3 radice di 2 meno radice di 3. Il principio è lo stesso. Noi moltiplicheremo la nostra frazione per il coniugato del denominatore, quindi 3 radice di 2 più radice di 3 fratto 3 radice di 2 più radice di 3. Cosa otterremo? Il numeratore lo scriviamo così come lo vediamo. Al denominatore avremo il termine che non cambia segno al quadrato, meno il termine che cambia segno al quadrato, ottenendo così 2. Possiamo lasciare in questa maniera. Sotto avremo 3 al quadrato che fa 9, 9 per radice di 2 al quadrato che fa 2, quindi risulta 9 meno 3. Quindi 2 che moltiplica 3 radice di 2 più radice di 3 fratto 18
semplicemente 15. Quando ci servirà utilizzare la razionalizzazione? Per esempio, se avessimo a che fare con un'equazione di questo tipo, radice di 5x uguale radice di 2x più radice di 5 meno 2 che moltiplica 1 meno radice di 5. L'equazione ovviamente segue, un'equazione di primo grado, segue le regole dell'equazione. Quindi trasportiamo tutti i termini che contengono la x al primo membro, applicando la legge del trasporto, quindi cambiandone il segno. E facciamo le operazioni che sono da eseguire, quindi radice di 5 meno 2 più 2 radice di 5. Possiamo mettere in evidenza la x al primo membro e qui fare i conti. Quindi abbiamo 3 radice di 5 meno 2. Dobbiamo adesso, per il secondo principio, dividere per il coefficiente della x. Quindi dobbiamo dividere entrambi i membri per radice di 5 meno radice di 2, perché non si possono sommare, radice di 5 meno radice di 2. Questo ovviamente segue esattamente la regola che conosciamo e qui adesso questa frazione la dobbiamo sistemare perché è necessaria una razionalizzazione. Quindi andiamo da questo lato. Abbiamo x uguale, riscriviamo il numeratore. E moltiplichiamo adesso per il coniugato del denominatore. Abbiamo un segno meno al denominatore, quindi dobbiamo moltiplicare per quella col segno più. Come abbiamo spiegato prima, in maniera molto semplice, qui rimarrà un prodotto che adesso andremo a fare, perché così troviamo la soluzione della nostra equazione. E qui applichiamo la regola del prodotto notevole, quindi radice di 5 al quadrato meno radice di 2 al quadrato, che come sappiamo diventerà 5 meno 2, che sarà uguale, allora radice di 5 al quadrato fa 5, radice di 2 al quadrato fa 2, e quindi scriveremo, adesso facciamo il prodotto fra i nostri radicali, quindi 3 per radice di 5 al quadrato più 3, questi radicali hanno lo stesso indice, quindi si possono moltiplicare per radice di 10, meno 2 radice di 5 meno 2 radice di 2. Quindi alla fine otterremo denominatore il nostro sperato 3 e qui avremo 15 più 3 radice di 10 meno 2 radice di 5 meno 2 radice di 2. Non essendoci radicali simili non possiamo sommare, quindi ci facciamo andare bene questo risultato. Allora, spero di esservi stata utile, ci serviranno in tante equazioni le razionalizzazioni, anzi vi serviranno, per adesso è tutto. Grazie, alla prossima!